Ladies and gentlemen. Ciao popolo di Lega Nerd e bentornato con Popcorn Time, la rubrica del giovedì che vi informa sulle uscite settimanali. Pronti a scoprire quelle che sono le succulente novità di questa settimana? E vi assicuro che di succulente purtroppo non c'è tantissimo, ma si inizia a fiutare un po' di aria di Oscar questa settimana. Scopriamo quali sono i film da Oscar. Candidato a 6 premi Oscar della dubbia provenienza, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, con protagonista Casey Affleck e Michelle Williams. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Manchester by the Sea parla di Lee, un idraulico che vive a Boston, scappato da un triste passato a Manchester. A causa della morte del fratello, Lee è costretto a tornare nella sua città natale per prendersi cura del nipote sedicenne. A Lee non sembra preoccupare il doversi occupare del nipote, ma i ricordi del passato non riescono a lasciarlo in pace e sarà costretto, una volta per tutte, a farci i conti. Continuando sempre sulla scia degli Oscar, questa volta parliamo di un film candidato a ben 8 premi Oscar, Moonlight di Barry Jenkins, film molto particolare sia nella fotografia che nella regia, ma anche nella storia. Moonlight è una vera e propria educazione sentimentale, nuda e cruda, che segue la vita di Chiron, giovane afroamericano residente in un quartiere malfamato di Miami, ritratto di un'esistenza alla scoperta di se stessi e accettazione da parte della società. Film molto particolare, soprattutto se amate coming of age o se volete sperimentare con dei generi non propriamente definiti. Se invece amate film ad alta adrenalina, tensione ed action, al cinema allora potete trovare Autobahn Fuori Controllo di Aaron Creevy, con un super cast d'eccezione. Infatti potete trovare Nicholas Holt, Felicity Jones, Anthony Hopkins. Ma perché gli fate fare questi film ad Anthony Hopkins? Boh! E Ben Kingsley. Casey e Juliet sono due giovani americani che si incontrano e si innamorano durante un viaggio in Europa. A Juliet viene diagnosticata una grave malattia e Casey, intenzionato a salvarla, decide di tornare a spacciare. Ma sotto consiglio di un mentore poco affidabile, Casey rischierà il tutto e per tutto contro un uomo molto potente. Avvincente oppure la solita vita? Lo scopriremo. E chiudiamo in bellezza, o quasi, con l'ultimo finale. Sesto capitolo della saga di Resident Evil, Resident Evil The Final Chapter, diretto da Paul William Scott Anderson, che aveva già curato comunque sceneggiatura e produzione dei 5 capitoli precedenti. Torna nei panni di Alice la bella Mila Jovovich e questa volta ce n'è veramente per tutti i gusti, deve fare così a un sacco di gente, non solo i morti. Per poter concludere una volta per tutte questa apocalisse senza fine, Alice deve far ritorno lì dove tutto ebbe inizio, a Raccoon City. Qui, tra vecchi compagni di viaggio e nuove inaspettate new entry, la cacciatrice di zombie dovrà mettere a durissima prova tutta se stessa per fronteggiare una temibile orda di creature mostruose e salvare l'umanità dall'oblio. E anche noi da una continua sequela di sequel inutili. E anche per questa puntata da Popcorn Time è tutto. Cosa andrete a vedere questa settimana al cinema? Se questo video vi è piaciuto, pollicione in su, spammatelo a motore e noi ci vediamo al prossimo giovedì. Ciao! 42.